Salve ragazze, eccoci qua, benvenute nel Micesso. Ciao anche a tutti i ragazzi. Allora, ho voluto testare insieme a voi, ho voluto provare, no, testare insieme a voi, perché io è tanto che lo sto usando e mi sto trovando molto bene, nonostante i pareri sfavorevoli di qualche youtuber che ho trovato su qualche canale che dicevano appunto l'effetto contrario. Allora, ho utilizzato per questo tutorial. C'è una mosca che mi sta rompendo letteralmente le scatole. Sto usando questo fondotinta da circa una decina di giorni da quando è arrivato. Zero Default, questo fondotinta qua di Verochet. Io ho preso la colorazione 0,50. Mi sto trovando molto bene, nonostante, ecco, ho sentito dire che lucida la pelle. Allora, io l'ho usato dalla mattina alla sera e sudo tantissimo perché sono entrata in menopausa, come chi è che segue il mio canale lo sa, e quindi sudo tantissimo. Lavorando, faccio le pulizie in una fabbrica, quindi voglio dire all'interno c'è molto caldo, sudo tantissimo. E quindi, però io, cioè voglio dire, non usando nemmeno primer, io mi trovo benissimo, ecco, cioè non mi si rovina il fondotinta. Io lo uso in combo, con la cipria, questa qua, che è sempre delle Verochet, e a questo Zero Default come il fondotinta. È della stessa linea e mi trovo veramente bene, ragazze. Proprio, proprio bene. Non mi cola il trucco, non mi si lucida come tanti dicevano. Si lucida tutto in fronte, invece no, io mi trovo molto bene. E poi ha un profumo inesorabile, proprio ha un profumo delizioso. Mi piace tantissimo. Profuma di primavera, di fresco. Avete presente quella sensazione che avete sulla pelle? Che quando date la crema, che avete la pelle secca, vi date quella crema e sentite quella sensazione, ecco, sulla pelle, ecco, quello lì, quella sensazione lì. Non è pesante come fondotinta, anzi, è un fondotinta molto leggero, nonostante abbia una buona copertura, è un fondotinta che non sentite sulla pelle e mi trovo veramente bene. Ho usato anche un rossetto della nuova linea. Se vi capita di avere vicino qualche rivenditore di Verochet, fateci un pensierino perché ne vale veramente la pena. Sono rossetti molto buoni e mi trovo veramente bene con questi. Allora, ragazze, ho in mente di fare anche un video sulla routine, cosa usi sotto la doccia, le cose, cosa usi per i capelli, insomma un video così, ecco. Però volevo il vostro parere, perché se, cioè, se una cosa non vi interessa, ci sono dei prodottini veramente buoni, a costo veramente, cioè alla portata di delle cose veramente sfiziose, che hanno un profumo, ti lasciano una pelle veramente protetta, cioè pulita, profumata, cioè mi trovo veramente bene con qualche prodotto che ha preso Francesca, appunto. Va bene, ragazzi, detto questo, io vi lascio al tutorial. Spero di avervi tenuto compagnia. Vi mando un bacione enorme e noi ci sentiamo al prossimo video. Eccoci qua, iniziamo subito a lavorare sugli occhi, e dopo faccio la base. Intanto ho già preparato la pelle con il contorno occhi, con la cremina, e inizio subito a mettere un po' di primer sopra gli occhi. Dopodiché faccio la base. Volevo usare questo qua di chiudiamo la porta perché è un po' freddino qua. Allora, come primer uso questo qua di Essence. Così mi toglie anche questo, siccome io ho sopra gli occhi questo, come si chiama, contorno occhi un pochino accentuato, sarà perché son mora, non lo so come mai, comunque ho questo contorno occhi un pochino accentuato. Ora, il prossimo mese volevo prendere
dai Verochet, visto che lo vende la mia figlia, volevo prendere anche il primer occhi, perché l'ha preso la Dani e lei si sta trovando molto bene. Allora vado a fare innanzitutto le sopracciglia, così mi regolo anche un pochino, perché con questi tre pelettini che ho sono un po' bruttine, ecco. Così volevo sopracciglia un po' accentuate, diciamo così. Allora, primer messo, vado a mettere da questa palette I Chiarissimi di Neve Cosmetics, vado a prendere questo colorino, questo violettino qui, perché mi piace troppo. Me lo concedete un'altra volta, che ho già usato in passato questo colore, però mi piace proprio tanto. Volevo prendere un rosina, lo prendo da questa palette che mi ha regalato la mia figlia, questa palette qua che è bellissima, mi ha regalato la mia ragazza, e prendo un rosino invece, un rosino, lo prendo questo, vediamo com'è questo, ecco sì, mi piace. Tante ragazze mi hanno detto, dice, no, non ti togliere il nero, Beth, perché stai bene, te sei un tipo moro. Sì, è vero, io ho sempre portato capelli neri, anche se il nero non è il mio colore naturale, perché io ho un castano come colore. L'ho sempre tinti di nero perché il nero mi piaceva, perché ero un po' d'archettona, ecco, come si dice. Allora, vado a mettere il correttore, questo qui è di Puro Bio. Allora, vado a usare questo, il nuovo fondotinta della Yves Rocher, Zero Default si chiama, proprio buono, di buono, questo qua è. Allora, io ho preso la tonalità 0,50, me l'avevano tante persone, ho sentito varie recensioni su questo prodotto, persone che non si erano trovate bene perché diceva che era molto lucida, mentre io lo sto usando anche per andare al lavoro la mattina. Lo sto usando, o mi è diventata la pelle secca a me con gli anni, oppure boh, cioè, hanno detto una cazzata, perché secondo me non unta la pelle. Io, cioè, l'ho usato anche domenica, l'ho usato tutto il giorno. Se andate a vedere il vlog la sera, quando ho chiuso il vlog, avevo ancora su il fondotinta, non mi trovo male, anzi mi trovo benone con questo fondotinta, perché mi copre le imperfezioni, mi unifica tutta la pelle e mi dà, detto forse ho secchezza io, mi dà la sensazione di non avere nulla. Non è quel fondotinta pesante che mettete su, vi sembra che la pelle vi tiri tutta. L'unico neo negativo è la confezione così. Nel senso che io sono abituata a quelle con il push, si pushano, e quindi questa confezione un pochino così mi dà l'idea che non si dosi bene il prodotto, però vabbè, eccolo, questa qua, e questa ha un bello specchione, perché guardate quanto è bello, il colore è questo. E poi c'è questa, la spugnettina, per uno se vuole fare un piccolo ritocchino, ecco, diciamo durante il giorno può usare. Che è quella più scura, insomma media, diciamo, non è tanto scura. Questa palette della Revolution, vado a mettere un po' di illuminante. Allora, prima metto un po' di blush. Nera, anche questa è di Yves Rocher, è una matita a lunga tenuta.
così. Sulle ciglia vado a mettere Sexy Pulp volume estremo, sempre di Yves Rocher, questo qua, questo, eccolo qua. Mentre sulle labbra vado a prendere una new entry per quanto riguarda sempre Yves Rocher. Questo è il numero Rouge Vertige Satin 31. Questo qua, eccolo qua, che è un rosino, un nude, diciamo così, vedete, sul tendente a rosa. Ok ragazzi, allora il trucco è finito, mi tolgo questo attrezzo qua sulla testa, sembro un leoncino. Vabbè, però mi serve per tirarmi indietro i capelli. Vi mando un bacione enorme e noi ci sentiamo al prossimo video. Mi raccomando ragazze, tanti like. Vi voglio, se raggiungiamo i 1000 like, mi metto nuda. No, se raggiungiamo i 1000 like ci sarà una sorpresa per tutti voi.